Ciao a tutti, bentornati sul canale o benvenuti per chi è venuto per la prima volta a guardare il mio canale, magari attirato dalla miniatura e vuol sapere se spendere i propri soldi su Temu, oltre dal punto di vista economico, è anche interessante dal punto di vista qualitativo. Devo dire che quando Temu mi ha contattato per fare questo video, offrendomi 130 euro di buono spese, mi ha offerto di essere pagato per fare il video e mi ha offerto anche un'affiliazione. Io sono rimasto onestamente un po' stupito perché nella mia mente Temu vendeva soltanto chinchiglieria per ragazzini, roba di poco conto, non c'era niente di interessante per i motociclisti. Però, visto l'offerta, ho detto vai, vado a vedere cosa c'è. Sono andato a vedere, ho sfogliato effettivamente il loro catalogo online e ho visto che c'era qualcosa che poteva interessare anche il mio canale, c'è cioè un canale per i motociclisti. Allora mi sono detto, beh, spendiamo questi soldi, visto che qualche cosa che interessa anche a me c'è, andiamo a provare e vedere la qualità di questi oggetti e articoli. Però ho risposto a me dicendogli che a me non interessa essere pagato per il video, non mi interessa nessuna affiliazione perché io effettivamente non è il mio mestiere, quindi non è una cosa che non mi interessa e che le mie recensioni sarebbero state oneste. Mi hanno risposto di andare avanti, quindi probabilmente si sentono abbastanza tranquilli della qualità prezzo dei loro articoli e quindi adesso mi hanno mandato questo pacchettone qua, questo qua, bello, bello robusto, e adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro. Purtroppo una delle condizioni che mi è stata posta da Temu è stata quella di acquistare almeno 10 articoli. Io avrei voluto comprare magari qualcosa di un po' più importante per poterlo recensire, ma loro mi hanno imposto di spendere questi 130 euro comprando minimo 10 articoli. Quindi adesso vediamo cosa ho comprato. Mettiamo tutti qua sul tavolo. Questo è quello che ho. Quindi questi sono gli articoli che ho comprato con 130 euro. Spero che si vedano tutti. Sì, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E ho speso 129,90 euro. Adesso li andiamo a vedere uno per uno e andiamo anche a magari a provare la loro qualità, testare la loro qualità per quel che è possibile. Adesso facciamo un po' di posto, ne apriamo una alla volta e cerchiamo di capire appunto la qualità di questi oggetti. Li sposto tutti al di là del tavolo. Partiamo da quelli che sono magari i più piccoletti. Quindi, cosa ho comprato? Ho comprato un attacco per la GoPro. Da mettere sul casco, evitando da mettere sulla mentoniera del casco, dopo guardiamo assieme, evitando di attaccare adesivi o cose di questo genere. Questo è. L'accessorio montato sul casco, qua naturalmente ci va messo la GoPro, bisogna stringere bene le cinghiette altrimenti balla, vi posso far vedere una cosa, lo sgancio. Le cinghie sono probabilmente un po' lunghe, ma saranno anche per caschi diversi, quindi uno se le dovrà poi adattare. Non è comodissimo da regolare perché ha queste chiusure, devi aprirle e chiudere tutte le volte, però una volta trovata la misura direi che è abbastanza comodo. Ha tutti gli accessori anche per essere collegato al telefono, in pratica gli si mette questo coso qua sopra. Poi gli si vita questo qua, adesso non voglio perdere tempo, e ci si può mettere anche il telefono, GoPro o telefono. Tutto per 5 euro, lo vado a rivedere perché non me lo ricordo, 5,49 euro. Io direi che questo per me è stato un buon acquisto perché lo utilizzerò per le riprese. Due articoli, li guardiamo assieme perché sono simili. Due bandane, la prima pagata 2,25 euro, eccola qua. Ah, la scritta è qua, Moto Hub. Il tessuto è buono, devo dire molto buono. Mi sembra proprio un bel tessuto. Non è la solita bandierina di cotone, elastica, carina.
2,15 euro. Questa la mettiamo qua. Questa invece è un'altra bandana molto semplice, senza tante pretese, 1,12 euro. Questa è un pelo più larga, comunque, via. Due bandane, 3 euro. Va bene, ci qua mi sembrano spesi abbastanza bene. Passiamo al prossimo articolo. Il prossimo articolo è la borsa da attaccare alla gamba per la bellezza di 23 euro. Eccolo qua, la borsa. Dalla descrizione dovrebbe essere impermeabile, dopo magari la provo. Questa va attaccata al gambone e si utilizza per tenere il portafoglio, tenere le cose che magari si vogliono tenere un po' più al sicuro che nella tasca. È bella capiente, non so se si vede e si nota. Eccola qua. Ha una tasca, due tasche, con delle taschine anche interne, un bello allaccio con anche un gancino. Adesso qua non so cosa serve questo moschettone. Comunque, anche questa mi sembra ben fatta. Ah, c'è anche un'altra. C'è la possibilità di allargarla. Adesso mi cade tutto, ecco qua. Quindi questa qua ha anche la possibilità di essere allargata, in modo che se vogliamo metterci qualcosa di più ingombrante possiamo. Se invece non abbiamo bisogno di questo spazio, possiamo ridurlo. Mi sembra ben fatto. E questa è costata 23,99 euro. Rimane solo da guardare. Ah, ci sono anche due taschine qua. Se è anche impermeabile, dopo la provo e guardo anche se è impermeabile bagnandola e verifichiamo sta cosa. Via, passiamo all'altro articolo. Il prossimo articolo l'ho comprato perché ogni tanto mi diletto a sciapinare sulle moto, e questa è una cosa che non si trova dappertutto. Sono i bulloni per fissare i cupolini o le carene. Praticamente cos'è? Una specie di tassello che una volta quando andiamo a stringerlo, questo si allarga e va a fare un corpo unico con la carena e così via. Questo, il prezzo di questo articolo è 5,5 euro. Eccolo qua. Sempre per il fatto che mi piace sciapinare attorno alla moto, e credetemi, a volte queste cose non sono davvero facili da trovare. Eccole qua, se si vedono. Sono bulloni con il suo attacco, per essere utilizzati anche in questo caso a sostenere carene, selle, insomma parti della moto. Sono sempre pezzi che normalmente io faccio fatica a trovare, e ce n'ho un altro ancora, sempre della serie, ma è l'ultimo, giuro. Dovrebbe essere qua dentro. Andiamo a vederlo con delle forbici. Ecco qua, sono quei tappetti che spesso non troviamo da nessuna parte. Quando smontiamo qualcosa, purtroppo si spaccano, si rompono, li perdiamo. E anche questo per me è una cosa utile, sempre per il motivo che dicevo prima. Quindi anche questo articolo, e il prezzo di questo dovrebbe essere, vado a vederlo, attorno ai 3 euro qualche cosa, 4 euro, adesso non lo ricordo, quindi a cavallo più o meno il prezzo è quello lì. Passiamo al prossimo. Questo è qualcosa di un pochino più impegnativo. È un'armatura. Adesso andiamo a vedere. Queste normalmente si utilizzano, li utilizza chi fa cross, chi fa magari le strade, l'enduro, però io l'ho trovata comoda anche quando ho utilizzato la moto per andare a fare certi posti, quando sono andato ad esempio in Marocco, in Tunisia, dove fai certe piste, certe strade, il caldo è soffocante. A quel punto lì
un abbigliamento di questo genere può aiutare a non soffrire troppo il caldo e allo stesso tempo a essere protetti. Andiamo a vedere una cosa che era scritto sulla descrizione, a marcatura CE. Questo dovrebbe aiutarmi a essere fresco e allo stesso tempo protetto quando faccio certi percorsi. Onestamente, quando l'ho scelto c'era anche la descrizione marcatura CE, però io non l'ho trovata. Però sembra comunque bella robusta. Il prezzo è circa 50 euro. Chi ha già comprato questa roba qua sa che quello che costano. Assieme a questo ho comprato qualcos'altro perché per andare a coprire e evitare che si sporchi l'armatura. Ve la faccio vedere. Maglietta numero 1. Questa è costata, se ricordo bene, 12 euro. Eccola qua. Per le taglie mi sono fidato di quelle che erano le loro indicazioni, cioè ti davano delle misure di larghezza spalle, larghezza braccia, lunghezza, sta roba qua, e alla fine potevi calcolarti la misura. Anche questa mi sembra abbastanza su misura. L'unica cosa che non capisco, adesso andrò a vedere se c'è qualche tiraggio. Qua non veste molto bene l'armatura qua sotto, ma probabilmente dovrò sistemarla meglio. Ecco, forse così già meglio, mi fa un po' di pancia. Quindi questa è la maglietta numero 1 che ho comprato e anche questa sembra di discreta qualità, 11 euro, secondo me elastica, non spese male, ma ce n'è un'altra. Questa è l'altra. Questa costa un po' di più, 22 euro se ricordo bene. Mi piaceva perché ha i colori della mia Africa Twin, quindi mi piaceva. 22 euro. Non è finita, ho comprato anche qualcos'altro. Ultimo, per finire ad arrivare ai 129 euro, visto che dovevo spendere, li potevo spendere, li ho spesi. Mi sono preso anche uno straccio in microfibra ed è di eccellente qualità, elastico, è molto bello. Facciamo un riassunto per capire tutto quello che ho comprato. Concludendo, sono soddisfatto, direi che sono abbastanza soddisfatto. Questa è la che ho comprato con 130 euro, quindi l'armatura, le due magliette, le bandane, la taschina da gamba, gli accessori per la moto e l'accessorio per la GoPro. Quindi per me il valore di 130 euro c'è, anzi direi che se comprassimo dei negozi, se compravo nei negozi in cui ero solito andare, probabilmente avrei speso di più. L'unica per il momento delusione è stata l'armatura. Perché? Perché se si scrivi marcatura CE deve essere marcata CE. Io ho guardato dappertutto, non l'ho trovata da nessuna parte, nell'etichetta, insomma non l'ho trovata, quindi questa diciamo è un po' una delusione. Onestamente non so se la terrei se l'avessi pagata io, adesso verificherò anche se posso cambiarla. Questa è stata la delusione maggiore. Per quel che riguarda invece l'altro oggetto che costava un po' di più, e quindi il portaoggetti da gamba, sono abbastanza molto soddisfatto perché ha superato la prova acqua. All'esterno rimane un po' bagnato, però all'interno è asciutto, confortevole, me lo sono messo, è abbastanza comodo. Tutto il resto è roba comunque di discreta qualità. Le magliette non sono traforate, ma comunque si indossano benissimo e sono anche belle fresche, quindi probabilmente non sono così fresche come quelle super traforate, ma costano anche un terzo. E questi oggetti dove diciamo lasciamo perdere l'accessorio per la GoPro, ma questi non sempre è così facile, sono così facili da reperire, quindi in 20 giorni circa mi è arrivato tutto.
Direi che in questo caso, per questa roba, io avrei speso bene i miei soldi. Rimane il dubbio di questa giacca qua, ma mi confronterò con la Temu per capire come mai un articolo che era descritto come marcato CE non è marcato CE. Per il resto direi che ci siamo. Come dicevo all'inizio, io non ho nessuna affiliazione, non prendo un euro o un centesimo dalle vendite della Temu, ma in ogni caso mi hanno fornito per il mio canale questo codice di sconto di 100 euro. Non lo so, potrebbe essere interessante. Guardate voi se volete utilizzarlo o no. Il codice è questo. Inoltre, mi hanno detto che per questi tre articoli, che adesso ve li faccio vedere un po' più in grande, c'è una promozione di 1 euro. Quindi, volete acquistare ognuno di questi tre articoli a 1 euro. Ad esempio, il porta oggetti da gamba, utilizzando il link che troverete giù in descrizione. Cosa rimane da dire? A questo punto, se il video vi è piaciuto, un bel mi piace e gratito. Qua sotto potete iscrivervi al canale se volete e a sinistra trovate altri video che ho fatto. Questo è tutto, ciao ciao!